Salve a tutti cari amici di evosmart.it, bentornati in nostra compagnia. Oggi, ragazzi, ho speso veramente un botto. Ebbene sì, oggi è il giorno di iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Quest'oggi andiamo a fare un mitico video unboxing, non succedeva da tantissimo che potessi avere così tanti prodotti qua sotto tra le mie mani. Considerate che manca ancora il mio smartphone all'appello, infatti manca iPhone 11 colore verde che ho scelto, sto aspettando DHL, mi deve portare quello e un altro prodotto. Quindi intanto però sono andato all'Apple Store, vedete, ho fatto razzia di prodotti: iPhone 11 giallo, bianco, nero, rosso, iPhone 11 Pro Max Gold ed iPhone 11 Pro, eccolo là. Allora, andiamo subito a spacchettare questi prodotti. In questo video unboxing intanto andremo a vedere questa colorazione gialla e il Pro Max, così vedrete questi due prodotti. Poi si arriverà anche, grazie a DHL, il mio iPhone 11 verde che vi voglio tanto far mostrare in questo video, vi inserirò anche quella clip. Allora, intanto perché ho scelto quest'anno iPhone 11? Non ho scelto l'iPhone 11 Pro, non ho scelto i Pro Max, perché secondo me è la giusta via di mezzo tra uno smartphone comunque sia prestante colorato, perché come vi ho sempre detto con iPhone XR comunque mi sono trovato bene e quindi quest'anno scelgo iPhone 11 come compagno di lavoro. Andiamo subito ad aprire il box di vendita tirando la linguetta, quindi togliamo subito la carta. Allora apriamo il box, ecco qua, questo è l'iPhone 11 come dicevo giallo, quindi colorazione gialla, doppia fotocamera, vabbè, tanto le novità oramai le sapete, cambia pochissimo ovviamente da iPhone XR, la novità principale è la doppia fotocamera. Mettendo un attimino da parte lo smartphone, vi faccio anche vedere cosa c'è in questo box. Per quanto riguarda iPhone 11, non cambia la dotazione standard, cosa che cambia ad esempio in un Pro e in un Pro Max, dove troviamo il caricabatterie Type-C. Qui abbiamo il vecchio connettore Apple, quindi ahimè non c'è un caricabatterie veloce in confezione. Poi ovviamente cuffiette Apple, non le AirPods, e cavo Lightning qua in questa confezione. Qua dentro invece abbiamo libriccini, spillettina per rimuovere il vano della SIM e due stickers Apple. Nel frattempo è arrivato anche DHL, quindi vedete, eccolo qua, è arrivato il mio iPhone, così magari ve lo faccio vedere anche acceso. Allora, vi dicevo, questa è la colorazione gialla di iPhone 11. Avete visto che non cambia niente all'interno della confezione, abbiamo tutto quello che abbiamo già visto all'interno della confezione di iPhone XR. Come vi dicevo, sicuramente una delle novità principali l'abbiamo su iPhone 11 Pro e Pro Max. Tre fotocamere nella parte posteriore, finalmente arriva anche l'ultra grandangolare per quanto riguarda gli smartphone Apple. Andiamo ad aprire anche questo box di vendita, tiriamo via la plastichina, ecco qua, colorazione oro, in questo caso la versione da 256 GB. Allora tiro fuori lo smartphone, io onestamente non li ho ancora mai visti. Una parte posteriore molto bella, vi dico subito, al tatto satinata, tre fotocamere come vi dicevo nella parte posteriore, pareri discontinui a chi non piace, a chi piace, a chi non dice niente ma continua ad apprezzare gli smartphone di casa Apple, display OLED nella parte frontale, mentre abbiamo un IPS per quanto riguarda iPhone 11. Anche qua andiamo a togliere la plastichina, che in questo caso è solamente nella parte frontale. Andiamo ad accendere lo smartphone così lo vediamo anche acceso. Ecco, devo dire, una back cover che vista dal vivo sicuramente rende molto di più rispetto ai vari video, ai vari in zone, perché questa parte satinata a me piace veramente tantissimo, molto bella, molto elegante. Ovvio che questa zona qua, boh, a me onestamente non piace. Poi fatemi sapere anche la vostra opinione nel box dei commenti. Allora, intanto mettiamo da parte lo smartphone, poi arriverà un video 24 ore con il mio iPhone 11, quindi non vi preoccupate, questo è solamente un video unboxing. Ed ecco che, come vi dicevo, il caricabatterie cambia in questa versione, abbiamo finalmente un caricabatterie batterie veloce, abbiamo finalmente l'ingresso che è Type-C. Non capisco perché questa tipologia di connettore non sia stata inserita anche in iPhone 11, questa è una cosa che non mi è piaciuta assolutamente. Classiche cuffie anche per quanto riguarda iPhone 11 Pro Max, e poi abbiamo il connettore che è Lightning in uscita e in entrata, come dicevo, Type-C. Ma visto che DHL oramai me l'ha consegnato, ecco qua finalmente il mio iPhone. Come vi dicevo, ho scelto iPhone 11 verde 128 GB, che a me
bastano, 64 li reputo pochi, o meglio mi potrebbero anche bastare, però con la poca differenza di prezzo tra una e l'altra versione ho scelto quindi questa versione da 128. Anche qua andiamo ad aprire il mio smartphone, quindi mettiamo da parte plastica. Voglio vedere subito la colorazione, è come me l'aspettavo, a me piace tantissimo questa colorazione, piace tanto questo verde che poi non è un verde ma è un verde menta, io lo chiamo così, colorazione che mi ha fatto impazzire subito da quando ho visto i primi video in zone. Smartphone che ricalca tutto quello che è stato nelle mie mani iPhone XR, almeno a primo impatto me lo ricorda, non cambia assolutamente niente, anche qua come già in iPhone 11 giallo, doppia fotocamera nella parte posteriore. E su questo smartphone voglio dedicare un video 24 ore con il prodotto, nonché anche la recensione completa di questo iPhone 11. Secondo me è l'iPhone di quest'anno, andrà moltissimo questo prodotto, poi vabbè, forse mi sbaglierò, però ecco, a primo impatto sicuramente se dovessi consigliare un iPhone oggigiorno, ovviamente senza pensare ad Android perché altrimenti non si starebbe a parlare di iPhone, consiglierei questo iPhone 11. Ragazzi, ovviamente questo video unboxing spero vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un po' i prodotti Apple di quest'anno, poi vi ricordo arriveranno la recensione completa di questo prodotto, quindi non vi preoccupate. Come di consueto io vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali YouTube, di condividere il video stesso e soprattutto di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'aveste fatto, perché come vedete anche Apple non viene abbandonata assolutamente su questo canale YouTube. Per tutte le altre cose ragazzi vi aspetto qua sotto nel box dei commenti, tutto lo staff di evosmart.it ovviamente vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo nei prossimi video.